una vita in gabbia. A 3 anni dall'attacco jihadista contro Charlie Hebdo, la redazione è ancora costretta a vivere in un bunker dal persistere delle minacce. E oggi i responsabili del settimanale chiedono al presidente francese Emmanuel Macron sostegno da parte dello Stato. Il 7 gennaio 2015 due jihadisti francesi, Sherif e Saïd Kouchi, affiliati ad Al-Qaeda, fecero irruzione uccidendo 11 persone negli uffici di Charlie Hebdo. L'assalto, in cui fu ucciso anche un poliziotto che cercò di fermare due attentatori, fu uno shock per la Francia. I redattori della pubblicazione satirica sono ancora costretti a mantenere segreto l'indirizzo del giornale, che affronta 1,5 milioni di costi per la sicurezza ogni anno. La giornata di commemorazione di Macron è proseguita all'Hypercacher, dove 2 giorni dopo l'attentato a Charlie Hebdo, un altro estremista francese prese in ostaggio per 4 ore i clienti di questo supermercato ebreo a Parigi, uccidendo 5 persone prima di essere ucciso a sua volta in un raid della polizia. Grazie.